Buongiorno a tutti. Il tema che ci vedrà coinvolti nel prossimo workshop ha l'altisonante titolo di qual è la struttura organizzativa efficace funzionale a revisionare ruoli, processi e procedure grazie al lavoro in team. La premessa che vorrei fare è che alla fine tutto questo è sempre strumento per l'acquisizione di quello che è un grande risultato che tutte le aziende cercano di conseguire da sempre, ma che negli ultimi anni è diventato un tormento, cioè come far sì che i margini continuino a essere elevati o perlomeno non sempre peggiori e come evitare che i flussi di cassa si deteriorino. Ora, premesso che questo è l'obiettivo, spesso se le persone cominciano ad agire in isolamento e quindi l'amministrazione va per i fatti suoi, il commerciale segue regole autonome, e la produzione continua a lavorare come è sempre stata abituata a fare, tenderemo ad avere uno scollamento dei diversi ruoli e ciascuno magari farà il migliore interesse possibile per l'azienda, però senza quel necessario coordinamento che invece è funzionale a innovare, ascoltando le esigenze che arrivano dalla clientela, ascoltando le problematiche che la clientela suggerisce, oppure quelle migliorie nella eliminazione di sprechi che sono sempre possibili con un maggior livello di attenzione. Questo è possibile tramite la creazione di team di lavoro coordinati tra loro che periodicamente vadano a guardare gli indicatori di performance e a chiedersi cosa posso fare per migliorarli costantemente. Ma perché è così difficile? Perché mettere insieme delle persone è spesso un'opera che si rivela improba? Innanzitutto perché spesso il manager che deve coinvolgerli è il primo a non credere che mettere attorno a un tavolo delle persone possa sprigionare energie. E magari non ha manco torto, nel senso che non avendo fatto questa esperienza con metodo, ottiene dei risultati poco soddisfacenti. E vede che le persone si accavallano tra di loro, cercano giustificazioni, non trovano la giusta risposta che possa contribuire a dare valore all'azienda e quindi rinuncia. Ci è capitato spesso di sentire dire: sì, già abbiamo fatto dei tentativi, però sarà colpa nostra, sarà colpa del nostro team, però non funziona. Lo stesso team, una volta messo in condizione di lavorare bene, ovvero sia definito bene i ruoli, definite le responsabilità che ciascun dipendente deve portare avanti e diciamo, constatando che le persone contribuiscono dando valore all'azienda in meeting nei quali devono portare risultato e non deve essere il momento in cui si lavora, ma il momento in cui si porta il risultato del lavoro che autonomamente hanno fatto, si può notare che l'osservazione di numeri corretti, quindi un buon controllo di gestione, dato a ruoli chiari in un ambiente incline ad accettare idee innovative, produce grandi risultati. Di tutto questo parleremo intervallando momenti di metodologia a momenti legati alla comprensione di quali credenze depotenzianti limitano o rendono impossibile l'attivazione di team altamente performanti e quali siano invece le impostazioni, le metodologie e anche la cultura aziendale da condividere per far sì che gruppi di persone che condividono uno scopo, riescano a lavorare in maniera sempre più efficace.